di votare il voto a quei politici che prendono posizione o contraria o incerta sul principio essenziale. Tu devi dare al cittadino i suoi soldi, punto. Chi si mette contro questo progetto sta dalla parte dei ladri e questi rubano. Ecco perché noi ci troviamo in una situazione di malessere generale, perché fatalmente noi vediamo che oggi il politico non è che ragiona più in ragione in funzione di un'ideologia, no. Oggi fa calcoli di interesse. Quanti voti può portare quel deputato o quel senatore? E allora quello diventa un pericolo se si mette contro. Non è che per il caso Prodi e Di Pietro che vogliono fare una lista per conto loro sono state fatte delle critiche nel merito, no, è solo un calcolo matematico del numero dei voti che possono portare via, ma non è questa la logica della politica. Avanti, pronto? Pronto? Sì, mi dica. Buonasera. Non la conosco, mi dispiace questo perché sono entrato nel programma così sto guardando la partita. È interessante molto quello che sta dicendo. Grazie. Però voglio sentire concretamente che cosa si potrebbe fare. Cioè, il suo progetto è interessantissimo, a parer mio, validissimo, però concretamente come si dovrebbe agire? Ecco, guarda, io per rispondere a questa domanda, io voglio chiarire una cosa. Ecco, dare un significato all'espressione diritto sociale. Che cos'è il diritto sociale? Diritto sociale è quella parte dell'ordinamento in cui il scopo della norma non è solamente quello di dare la tutela giuridica, ma anche il contenuto economico del diritto. Fino a oggi il contenuto economico del diritto è stato fatto con beni reali. C'è stato fatto in principio, alcuni proprietari sì, altri no, per esempio l'assegnazione degli alloggi, la riforma agraria, la cassa integrazione. Non è che ha realizzato il principio del tutti proprietari, ma alcuni proprietari sì, altri no. E allora è valsa la regola del clientelismo, cioè del raccomandato di ferro. Non solo, ma si è pianificati i consumi dall'alto come conseguenza della pianificazione della produzione. Qui si è fatto allevamento dei polli in batteria, è stato un po' di mangime programmato dal potere politico. Ora noi non vogliamo dare ai cittadini beni reali, ma il denaro per comprarli. In modo che quando il cittadino spende denaro, sceglie i beni che vuole consumare. Certo. Quindi rispettiamo la sua libertà di scelta, non è più un animale d'allevamento come pollo in batteria, come oggi vogliono fare e stanno facendo, ma diventa un uomo libero in cui rispettiamo prima di tutto la sua Ma questo dignità. è indubbio, Oh, e certo. naturalmente di fronte a questa mia affermazione io sono stato aggredito anche dentro l'università, io sono stato impedito a continuare a Perché insegnare. toccavate degli interessi, Oh, che chiaramente è benissimo. sempre E fastidioso una allora persona. chi si mette contro sta dalla parte dei ladri, chiunque Certo, ma questo sia. è chiaro. E questo è già un risultato enorme, perché il nostro progetto è diventato la cartina di tornasole. Ecco, La ringrazio comunque. grazie a lei, perché mi ha dato la possibilità di ribadire e di questa chiacchierata così cordiale del martedì sera. Io penso che cominci a dare i suoi frutti. Voglio far presente una cosa. Dopo un importante servizio che è stato fatto sul giorno, sul resto del Carlino e sulla Nazione, uscirà questa settimana su Gente un servizio che riguarda la proprietà della moneta. Ecco, Gente che è il noto rotocalco. Pronto? Pronto professore, buonasera, sono Davide da Chieti. Mi dica. Allora, una breve considerazione. Lei diceva appunto poco fa di una soluzione politica al problema, ovvero quello di dare un voto a quei candidati che sostengono la sua ipotesi. Però siccome precedentemente lei ha sempre parlato di una vera e propria rivoluzione, cioè di un'idea innovativa che dovrebbe essere accolta da tutte quelle persone esasperate da questo attuale sistema di cose, quindi a quel che mi risulta le rivoluzioni in passato non hanno mai avuto una soluzione politica. È giusto dare fiducia ai partiti che fino a ieri sostenevano esattamente la tesi contraria a quella sua. Volevo sapere solo questo, grazie. Grazie, io ringrazio della domanda. Guardi, io le dico subito, grazie della domanda, però ecco, voglio chiarire, non esistono partiti onesti e partiti disonesti.
ma esistono solamente uomini onesti e uomini disonesti in tutti i partiti. E allora noi che cosa facciamo? Noi andiamo per gradi, perché noi siamo sicuri, siamo certi di una cosa, le vere rivoluzioni non si fanno in piazza, ma a tavolino. Quando io a tavolino ho chiarito, allora è nato il fermento della rivoluzione, quello che i sociologi chiamano idea forza. Oggi purtroppo la struttura politica è quella dei partiti, e allora noi che diciamo? Benissimo, siccome questa struttura c'è, allora io voglio entrare dentro ogni partito e porto dentro ogni partito il fermento della rivoluzione, cioè voglio fare la corrente culturale della proprietà popolare della moneta in tutti i partiti. Un momento, questo all'interno dei partiti, ma contestualmente noi stiamo facendo anche il sindacato antiusura che sta al di fuori dei partiti. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un fermento culturale che è l'anticamera perché si abbia finalmente il superamento della partitocrazia. Questo superamento deve essere preparato perché la storia è maestra di vita. Vediamo che cosa ha fatto la Banca d'Inghilterra. La Banca d'Inghilterra, dopo aver fatto la moneta nominale, il Paterson, che cosa ha fatto? Ha fatto le società di pensiero. Che cosa sono le società di pensiero? Sono delle scuole di cultura che hanno preparato tutte le linee che sono state poi quelle della massoneria francese. Tutti i movimenti francesi, Girandini, Sanculotti, Montagnardi, sono stati tutti usciti da quei fermenti culturali programmati dalla Banca d'Inghilterra. La stessa rivoluzione francese è un prodotto della Banca d'Inghilterra. Naturalmente, quando noi abbiamo cominciato a capire questa logica, noi abbiamo detto in senso contrario, perché noi siamo esattamente l'opposto della moneta debito. Così come la rivoluzione francese ha sostituito la moneta d'oro, la moneta nominale, gli assegnati sono stato il segno con cui è cominciata la rivoluzione della grande usura. È arrivata l'usurocrazia, non la democrazia con lo Stato costituzionale. E dimostro quello che è avvenuto nella Vandea. La rivoluzione nella Vandea è avvenuta nel 1793. 3 anni prima, il 1790, sono stati messi in circolazione gli assegnati. Cosa sono gli assegnati? La moneta nominale. E la moneta nominale è la moneta debito. Quindi tutti i cittadini francesi che prima erano abituati ad avere in tasca la moneta d'oro, cioè erano abituati ad essere i proprietari del loro denaro, si sono trovati completamente stravolti, sconvolti dall'avvento della grande usura. Tant'è vero che Francesco Lemmi, ordinario di storia moderna all'Università di Torino, quando parla della rivoluzione della Vandea, che cosa dice? Dice, nella Vandea noi abbiamo avuto la prima causa della Vandea è il fisco, il secondo è l'usura, il terzo è l'affronto ai valori religiosi, al primo punto ha messo il fisco. Perché? Perché quando con gli assegnati si dava questa moneta debito, la moneta debito veniva poi ritirata col fisco. E allora che cosa avveniva? Avveniva che il cittadino che era abituato alla moneta d'oro, cioè alla moneta proprietà, si è reso conto che era espropriato, indebitato, cioè truffato, ed è nata la rivoluzione della Vandea. Ma la rivoluzione della Vandea è stato un movimento romantico. Dalla Vandea in poi tutto il Novecento è stato permeato da spinte romantiche in cui si è sofferto il dramma del debito e dell'usura. Ma non se n'è capita la causa. Noi abbiamo spiegato la causa. Quando abbiamo detto ogni popolo deve tornare a essere proprietà della moneta e quindi vogliamo sostituire la moneta debito alla moneta proprietà, esattamente facendo il contrario di quello che ha fatto la rivoluzione francese, che la rivoluzione francese ha sostituito la moneta proprietà alla moneta debito, cioè la moneta d'oro alla moneta nominale. E la cosa più importante della rivoluzione francese è stata questa, perché con la moneta nominale è arrivato il dominio della grande usura, e questo lo dice Pound. Quando Pound parla delle scuole liberali fa una domanda e dice: perché tutti gli usurai sono liberali anche se non tutti i liberali sono usurai? Quindi distingue le due ipotesi della scuola liberale, usurai e non usurai. Chi è che ha comandato? Gli usurai. Quando è che sono andati al potere gli usurai? Con l'avvento della linea di Giolitti in poi. Da Giolitti in poi hanno comandato gli usurai. C'è stato in Italia la parentesi della Vandea italiana, che è stato il fascismo. Come la Vandea
in Francia è stato un movimento romantico contro l'usura, così è stato un movimento romantico il fascismo. Il fascismo è stato, tanto è vero che la famosa battuta, la guerra del sangue contro l'oro, fatto sì che l'Italia ha perso la guerra dalla parte del sangue, meglio che se l'avessimo vinta dalla parte dell'oro. Ecco perché dicono, ma Auriti quando dice queste cose è fascista, no, io non sono fascista, perché è troppo poco. Noi dobbiamo avere una scuola che il fascismo non ci ha dato e non lo poteva dare perché non era all'altezza dei problemi della sovranità monetaria. Mai nessun politico si è occupato del problema della proprietà della moneta. Pronto? Pronto, adesso le sto togliendo.